Allora, buonasera, buongiorno, ben arrivati, bentornati. Siamo nel mondo del fumetto. Io seguo vi seguo da Tannevi dal 353, e il 353 era di Medda, mi sembra. Soggetto e sceneggiatore Medda, e ritorniamo da Medda, e ritorna anche in quest'ultimo numero, che è il 360. Sono sempre storie molto molto attuali. Ma la faccio vedere con le copertine. Sì, ritorno in un universo. L'ultima copertina non mi era piaciuta, ma perché non mi sono piaciute particolarmente tutte le copertine dell'anniversario. Mi piacciono più queste qui, che sono più. Sceneggiatura questa appunto di Medda, copertina di Sergio Giarno, questa è spettacolare, ovviamente ci riciccia nel mondo di Nathan Neve. Veramente io sto riseguendo Nathan Neve dal 353, quindi ormai sono 360, sono 7 numeri, 7 mesi, quindi ci sono varie novità, insomma. Qui ho letto un po', vabbè, la novità, il prezzo sono 4,40 euro, cioè quando vai in fu in edicola e praticamente sganci 5 euro un po' il prezzo comincia a pesare, se ho la monetina diretta. Questo è di che io allora le confondo, perché Java, e questo è l'ex-way. Vabbè, non l'ho ancora scartato, ho tutte queste monetine e non so, farò una cosa di Bonelli decorato al valore della Bonelli. Oh, va bene. E dicevo, quindi sì, seguo Natanè, una testata che mi piace. Soggetto e sceneggiatore di Medda, disegna Andrea Cascioli, bravo, copertina giallo. Ed è uno dei fumetti, mentre di Land Dog a volte sì, a volte no, senso, poi le storie ci piacciono, non ci piacciono, nel senso, poi questo è totalmente soggettivo, nel senso, è ovvio che alcuni fumetti li segui, perché comunque io di Land Dog lo seguo. A volte mi arriva un po', cioè, però a volte ti arriva una storia che ti piace, a volte ti arriva quella che non ti piace, cioè, ti segui la serie tra alti e bassi. Anche Dago, ovviamente dipende chi lo disegna. Dago, a me quelle per esempio di Wood e Salinas, Dago per esempio è un fumetto che non mi ha mai deluso, ecco, stranamente posso dire. La serie Gomez dove c'è Wood non mi ha mai deluso. No, vero, no. Mentre altri sì, come capita. Questa è una storia che mi è piaciuta, perché Medda, in realtà, faccio vedere un po' di disegni, Cascioli, mi sa Lex Weber con queste. Sì, vabbè, non so, c'è un po' troppo ombreggiatura, secondo me. Lex Weber, mi sembra che quasi la invecchi un po'. Comunque, Lex Weber, è un piacere di vederla, è in compagnia con Nathan Neve. È una storia che in realtà Medda riprende degli argomenti che credo si chiamano gli Ikimori, quelli che sono sepolto dai libri. Quindi ogni tanto devo uscire di casa, dai libri mi cascano sopra. Quei ragazzi che stanno chiusi in casa e non escono più, è un fenomeno nato in Giappone, ma naturalmente con i mezzi internet, eccetera. Anche la didattica, la scuola è sempre più su, in cioè su, in sì, su internet, perché noi lavoriamo su internet, sì, perché i registri elettronici sono elettronici. Io non oso immaginare, dopo aver letto queste cose, la sicurezza di questi registri elettronici. Secondo me, qualsiasi hacker scarso, forse gli hacker non hanno interesse a violare i nostri database. No, è una storia di ragazzi, e non vi spoilerò il finale, che è molto bello. È una storia molto bella, quindi io ve la consiglio, nel senso che a me è piaciuta. Poi, ovviamente, appunto, i fumetti sono una cosa, come tutte le cose, io ho i miei gusti, e come tutti hanno i loro gusti, nel senso, è ovvio che alcuni fumetti, come Tex Willer, non li seguo, ma non perché ce l'abbia, non mi interessa più di tanto il personaggio, ecco. Poi sono anche delle belle storie, ho seguito un po' il Tex Willer giovane, poi l'ho un po' abbandonato, i supereroi li seguo a pizzichi e bocconi,
anche perché sono abituato a vecchi disegni, insomma, di Buscema, insomma, ogni volta questi nuovi un po' mi lasciano, quindi so anche gusti personali dovuti all'età, è ovvio che la mia età mi porta ad avere certi gusti che uno vede un manga dice io sui manga ogni tanto ci provo, ma non sono preparato, ecco, non ho studiato, quindi sono più preparato, mi sono più preparato per sulla Bonelli, anche perché sulla Bonelli ci campo da ci vivo ormai da quando ero ragazzino. E la storia, vabbè, i disegni di Cascioli sono carini, non dirò capolavoro, ma sono di alta qualità. Si parla di due ragazzi che si chiamano Unboxed, come si chiamano, insomma, beh, quelli che praticamente sono, non so come si dica ora, o come si dica, cioè qui l'espressione, cioè quelli che stanno chiusi in casa, da quando sei un boxed, credo sia scatolato, un scatolato, che sono gli Ikemori, quindi sono due ragazzi che si incontrano, su due ragazzi, e Medda fa un discorso ovviamente sui pericoli della rete, secondo me molto sottile, col finale molto sottile, non ve lo spoilero, ma insomma, i pericoli della rete sulle nostre identità. Ovviamente, se mi vedete su YouTube, io registro questo video alle ore bonde, alle ore 5:40. Ho fatto il post il giornale di oggi, con quelli che venivano rapiti. No? È ovvio che voi vedete la mia faccia tendenzialmente, che non è granché da vedere, ma insomma, questa il Signore mi ha dato e questa me la tengo. Ma è ovvio che in altri social, in altre cose, io posso fingermi di essere un dodicenne, non ci voglio tornare neanche morto ad essere un dodicenne, tredicenne o quattordicenne, ma neanche morto tornerei a essere adolescente. Anche perché li vedo gli adolescenti, non mi sembra un'età così felice, insomma, anzi un'età molto complicata. E quindi il tema dell'identità, che potremmo risalire addirittura a Pirandello, che prima ancora di internet, cioè io mi vedo in un modo. Molti di noi mantengono, quando leggerete l'albo capirete il discorso, non, mantengono l'idea di se stessi, magari cioè non accettano il tempo che passa, oppure si immaginano migliori o anche peggiori a volte, ci immaginiamo peggiori di quel che siamo, o migliori di quel che siamo, ma a volte anche peggiori, perché a volte alcune altre persone tendono a demolirci, ma se uno ti tende a demolire è perché lui stesso si sente insicuro. Io ho arrivato a un'età in cui me ne frego altamente di tutto e di tutti. E quindi nella mia ataraxia, usando il termine greco, nel senso non il termine greco scientifico, il termine greco filosofico, è ataraxia, tradotto in romanesco, non me ne può fregare di meno. Quindi i giudizi che altre persone possono avere su di me sono assolutamente insignificanti. Oggi purtroppo è morto Battiato e Battiato si ricollega a Gurdjieff. Ho fatto un video su Gurdjieff e Battiato quando fu attaccato Battiato credo dalla Murgia, mi sembra, che disse, vabbè, per pietà cristiana, però io quando attaccarono Battiato lo difesi, insomma, fu a suo tempo e secondo me Battiato è uno dei. Quindi l'ho difeso in tempi non sospetti, ecco, posso essere, posso mettermi la mia medaglina, mia medaglina, una delle poche medagline che posso mettere, che quando appunto fu attaccato Battiato, io l'ho difeso subito, facendo una parafrasi del cerco un centro di gravità permanente, che è una frase di Gurdjieff, che spiega molte incomprensioni che tutti noi abbiamo nel mondo. Oggi ho parlato a scuola anche di Battiato, mi sembra giusto, ma Battiato è un poeta, quindi va messo accanto a. Andrebbe studiato a scuola, ecco, io ho parlato di Battiato perché, a parte che se muore Battiato, credo che vada detto. Le canzoni, ho detto, non sono banali, le canzoni di Battiato, possono sembrare come i poemi futuristi, sbandum bang, ma non erano così. Anche quando fa a Beethoven preferisco l'uva passa, che sembrano frasi, sono ovviamente frasi che sono messe lì a provocatorie. È ovvio che Battiato non preferiva l'uva passa a Beethoven, no? Non mi ricordo il verso preciso. Quindi, però, cerco un centro di gravità permanente. È
Per me è un faro della notte di Gurdjieff e di Battiato. Poi Battiato ha lasciato Gurdjieff e si è inoltrato in altri. Io sono rimasto fedele a Gurdjieff, ma questa è un'altra storia. Quindi dico anche nel mondo dei fumetti, nei nostri rapporti con gli altri, il centro di gravità permanente è un giudizio oggettivo sulle cose. Noi non abbiamo un giudizio oggettivo realistico, abbiamo delle percezioni che ci arrivano dai sensi. Tutto questo c'entra un po' col fumetto, sembra non c'entra niente, ma c'entra perché uno dei personaggi ha una sua percezione di sé che poi alla fine scopriremo che non è proprio così esatta, lui si vede in un modo, ma non è proprio com'è. Ma questo Med è stato molto bravo, quindi gli fa i complimenti. Quindi si riallaccia quindi a Pirandello, a tutta la nostra. E noi non vediamo gli altri, vediamo delle percezioni che ci arrivano, dei suoni, delle immagini visive come quelle che vi arrivano via cavo, via da qualche parte vi arrivano e vi fate un giudizio su di me, ma è ovvio che di me sapete ben poco, come sappiamo ben poco di tutti gli altri e purtroppo sappiamo poco di noi stessi, quindi ci creiamo un'immagine di noi stessi e il mezzo internet favorisce la creazione di false personalità. Di personalità, non dico false, ma certamente quando si presenta anche uno schermo, cioè, tende sempre a presentare il lato positivo. Nessuno si presenta col dito che si mette il dito nel naso, so. E cerca anche di presentarsi il lato che lui crede più piacevole, come faccio io, del resto, anche io sia un'eccezione. Naturalmente, perché è normale, umano, direbbe Nietzsche. Quindi questo fumetto ci parla appunto, tutto questo è, secondo me, anche una frecciatina contro i collezionisti, perché uno dei protagonisti è un Ikimori, un boxer, che ovviamente nella sua cameretta questo ragazzo ottiene ogni sorta di collezioni di roba. I Mammutones mi sembra un nome sardo, sarà un omaggio di Medda a qualcosa, i Mammutones, mi ricordo, erano quelli che c'erano i campanacci, vabbè, la squadra di calcio Mammutones, ma è un ragazzo che vive totalmente immerso nelle sue collezioni, nelle sue piccole, che è poi in fondo la frecciatina ai collezionisti. Io non sono un collezionista, molto spesso. Esempio, una cosa farà inorridire alcuni fumetti li ho regalati che non mi erano piaciuti, li ho letti, ma non sentivo il bisogno psicofisico di possederli. Quindi a volte li regalo a dei ragazzi, degli studenti, insomma, io l'ho letto, te lo tengo, te metti i fumetti. Non dico, non scompaiono le collezioni, però a volte leggo dei fumetti. Qualche speciale che non mi è piaciuto particolarmente, lo do via. Nel senso questo. E invece il collezionista si crea un piccolo spazio protettivo di boda dal mondo, appunto, gli Ikimori e i boxer. Storia molto bella che si collega anche con lo sgombro di un palazzo su cui Nathan Never e Lex Weber indagheranno. Ecco, l'unica cosa, tutte queste ombreggiature sull'Lex Weber non mi me la fanno, sembrano più vecchia. Comunque, a parte questa cosa mia, è un fumetto che fa riflettere, quindi io ho fatto tutto un discorso che non c'entra niente, ho mischiato, battiato tutto, però è un fumetto che ho letto con interesse, insomma, soprattutto per chi lavora col mondo degli adolescenti, quelli giovani che ovviamente si creano, devono crearsi una loro maschera. Quindi il mondo esterno a volte li spaventa, a volte li attrae e a volte il mezzo internet diventa un sostituto, un succedaneo. È un fumetto che su tutto questo fa riflettere. E, insomma, tutto si gioca intorno a un palazzo che deve essere distrutto e dei misteriosi attentati che vengono fatti per non fare gli sgombri, anche come sempre Medda. Ripropone appunto temi che sono d'attualità, gli sgombri, no? Gli sgomberi, gli Ikimori, ma li proietta nel futuro. Veramente bravo, Medda. Storia che, ecco, queste, insomma, queste immagini, appunto, il ragazzino collezionista, tutto questo sembra Capitan America. Questi sono tutti questi oggetti che i collezionisti collezionano. Io non sono bravo a collezionare perché mia madre mi ha stroncato subito la mia caldera, mi buttava tutto.
Mia madre era molto zen e io invece tendevo, però è stata anche positiva questa cosa, perché mia madre tendeva come i giapponesi, zen, vuoto, cioè il vuoto, e quindi quando si vedeva che si accumulava roba, come si sta, veniva tutto, e ritornavo nel vuoto zen primordiale. Tao Go Tao Fei Chang Nao Ming. Mentre il collezionista, appunto, tutti questi oggetti sono quasi dei feticci che lo aiutano a affrontare. Io cerco di non essere attaccato alle cose. Ovviamente sono attaccato ai miei fumetti, quelli storici. Altri fumetti sono un po' meno attaccato. Certamente ho la mia collezione di Nathan Never, che non è particolarmente preziosa, perché oddio, io ce la faccio. Da 593, quindi non è particolarmente da 553. Insomma. Ci sono affezionato nel senso che rappresenta, questi numeri rappresentano un pezzetto della mia vita. Cioè io dal 353, operazione 9, al 360, ho seguito Nathan Neve. Quindi quando lo vedo nella mia buchetta, nel senso vedo questi numeri, dico però da quel momento ho ripreso a leggere Nathan Neve. Quindi più che altro lo vedo come un promemoria. Ora volevo fare un video di Seneca, in realtà ho parlato anche di Seneca oggi senza sapere, però è un volume che in tutto questo delirio che ho fatto, chi mi segue è abituato al delirio, quindi, chiudo il delirio, comunque copertina bella, disegni accettabili, la Bonelli fa sempre roba di alta qualità, quindi non c'ho da dire niente, Nathan Never, ecco. Album, e soprattutto appunto mi è piaciuta molto la storia sugli Ichimori e i Boxed, insomma, questi ragazzi che si chiudono in casa, a volte dagli anche torto, nel senso proprio la pandemia, figuriamoci, quindi è un tema di attualità che insomma mi ha appassionato, forse anche per il lavoro che faccio, perché a volte è difficile, estremamente difficile relazionarsi con i ragazzi giovani, con gli adulti sai un po' te ne freghi, nel senso che io infatti non riesco, cioè i ragazzi invece devi prendere sempre per un verso o per un altro, è come il gatto che lo devi prendere per il verso del pelo, nel senso. Ed è molto difficile relazionare, soprattutto per gente come me che appunto oggi parlavo di Battiato e mi guardavano. E mi sono sentito anche, ho detto vabbè, lasciamo perdere. Che, veramente c'è un gap generazionale pazzesco che si sta allargando. Il problema è che si allarga sempre di più. Ma poi mi sento come quando ero bambino e i vecchini del mio paese mi cantavano Cilibilibin, che bel faccin, io poco apparirò a loro quando cantirò Cerco un centro di gravità permanente, apparirò su per giù così. Va bene, questo chiudo e comunque ve lo consiglio spassionatamente, non sono un agente della Bonelli che vuole rifilarvi i fumetti della Bonelli. A volte ho detto alcuni fumetti non mi sono piaciuti, ma insomma va bene, nel senso, alcuni mi sono piaciuti. Questo mi è piaciuto. L'unica cosa che non mi piace è questa parte in fondo. So, 5 euro quando, perché prima ci facevo meno caso, però ora do un pezzo a 5 euro e mi ritorna qualche decina di centesimi. Ma accidenti, però. Ah, però. E con l'ah, però chiudiamo questo video. Ah, però.